Allora, io direi di cominciare. Abbiamo già in qualche modo adattato l'occhio alla luce dopo aver visto dopo questo il buio del fascismo. Lo ripeto, il professore ha detto dopo il buio del fascismo, mi sembra un'ottima metafora. Buonasera, io do la buonasera perché prima non ve l'ho data, naturalmente, so che siete già qui da un po' di tempo, come me d'altra parte, per vedere, abbiamo visto questo documentario. Entriamo però nel merito della nostra chiacchierata che dobbiamo fare e che vogliamo fare, e io molto rapidamente presento il professor Melis, che è qui accanto a me, che poi svilupperà la sua lezione, e naturalmente, come sempre facciamo in queste occasioni, i ringraziamenti sono già stati fatti, quindi io non li faccio, però sappiamo che generalmente lasciamo un po' di spazio anche per eventuali domande o interventi, che io raccomando sempre il più possibile brevi, naturalmente, come pure le domande. Dunque, il professor Melis, che è qui accanto a me, di cui adesso annuncio qualche caratteristica, svilupperà poi la lezione dal titolo «Dallo Stato liberale allo Stato fascista alla Repubblica, continuità e discontinuità». Un tema peraltro molto attuale, veramente molto attuale. Quando è stato pensato questo programma, mi metto un po' nei panni di chi l'aveva pensato, ideato e anche cominciato a costruire, probabilmente non si pensava che da un punto di vista della nostra situazione politica fossimo in questa condizione, in questa situazione, senza naturalmente fare commenti, perché non è questo il nostro mestiere. Guido Melis, laureato in giurisprudenza, ha insegnato nel 1977 all'Università di Bologna e mi ha raccontato... Prego? Di Sassari. Di Sassari, chiedo scusa. Mai Bologna. Di Sassari. Mi ha chiesto di significare che ha preso il posto del professor Ruffilli. Professor Ruffilli, nostro professor Ruffilli, mi viene da dire, tutti sappiamo chi è stato il professor Ruffilli. Successivamente ha insegnato a Siena dal 1991 al 1996, fino al 1999, alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Poi ha insegnato alla Sapienza di Roma e poi è stato all'Università di Marseille nel 1986, presso l'Università Nazionale di La Plata nel 1994. Ha scritto una grande varietà di molti articoli di riviste. Nel 2014 l'elenco delle sue pubblicazioni comprendeva 270 titoli che io naturalmente non ricordo, e anche perché sarebbero troppi. Voglio ricordare però alcuni suoi testi, soprattutto voglio ricordare questo testo che si intitola La macchina imperfetta, immagine e realtà dello Stato fascista, e che davvero meriterebbe di essere letto, perché ci dà uno squarcio molto completo di un periodo storico di cui difficilmente riusciamo in un testo solo ad avere un quadro così esaustivo. Lo dico perché l'ho letto, altrimenti non lo direi naturalmente, quindi pure nella mia assolutamente pochezza storica rispetto al professor Melis, questo ho molto apprezzato e da cui ho preso anche qualche spunto per fare eventualmente qualche domanda, dopo che il professore ovviamente ha esposto la sua lezione. Voglio ricordare ancora qualche suo testo, Lo Stato negli anni 30, istituzioni e regimi fascisti in Europa. Voglio ricordare Fascismo e pianificazione, il convegno sul piano economico 42-43. Poi la burocrazia, un tema che il professore tocca ovviamente, non tocca, affronta e approfondisce, proprio perché la burocrazia nello studio del professor Melis ha un'importanza fondamentale, perché è lo strumento con il quale poi la legislazione, a seconda del momento storico, si rende concreta e si realizza. Chiudo ricordando, credo sia l'ultima delle sue pubblicazioni, mi diceva prima che l'aveva composto durante la pandemia, La storia delle istituzioni, una chiave di lettura, che mi sembra di aver visto che comunque è in vendita qui, come tutti gli altri libri del professor Melis, sul tavolo nel nostro pianerottolo, come lo chiamo io.
Bene, a questo punto, senza aggiungere altro, do la parola al professor Melis, ringraziandolo ancora per la presenza e naturalmente anche per quello che ci dirà. Ringrazio in anticipo. Prego. Grazie. Grazie professoressa di questa presentazione, grazie al Festival di avermi fatto l'onore di invitarmi, sono venuto molto volentieri, purtroppo un po' come sempre succede di corsa, perché domani non sarò con voi perché comincia un convegno dell'Istituto Gramsci, la Fondazione Gramsci a cui devo partecipare, avevo promesso prima e quindi è stata una delle condizioni con cui ho accettato questo graditissimo invito. Sono nello stato d'animo dell'acrobata, di un acrobata non tanto sicuro delle proprie evoluzioni aeree, perché il tema che mi è stato affidato è francamente preoccupante. Lo Stato liberale, lo Stato fascista, lo Stato democratico repubblicano, continuità e rotture. Siccome non voglio parlare più di un tempo di una partita di calcio, cioè più di 45 minuti, forse meno, sarò necessariamente un po' tranchant, un po' generico, mi perdonerete. Semmai nel dibattito si potrà approfondire qualche punto, se necessario, nelle domande. Beh, lo Stato italiano ha 161 anni di vita, più di un secolo e mezzo di storia, e ha conosciuto tre fondamentali mutamenti politici, appunto è stato liberale monarchico, monarchico fascista, democratico repubblicano. Ha avuto due costituzioni dal punto di vista formale, a ragionare come i giuristi formalisti di un tempo. Lo Statuto Albertino, addirittura dal 1848, ereditato dal Regno di Sardegna, senza soluzione di continuità. E poi la Costituzione Repubblicana dal 1948. La prima di queste due costituzioni, lo Statuto, essendo stata concepita come una Costituzione flessibile, l'aggettivo è utilizzato dai giuristi e quindi lo utilizzo tra virgolette, ha potuto subire una forte torsione in senso autoritario, che è quella di cui ci ha parlato il filmato a cui abbiamo appena finito di assistere. Il regime fascista si è inserito vigente questa Costituzione e, come dire, ha indurito alcuni elementi che già esistevano nello Statuto, altri ne ha aggiunto di altrettanto violentemente duri e lo ha modificato sostanzialmente dall'interno, restando lo statuto vigente. Dal punto di vista delle dimensioni, lo Stato italiano è andato progressivamente crescendo in ognuna di queste tre epoche, sia sotto il profilo della superficie del suo territorio, che è cambiata a seconda delle circostanze della politica internazionale, sia sotto il profilo della complessità delle sue strutture e del numero dei suoi dipendenti. Tornerò su questo argomento. Dal punto di vista organizzativo, poi, si è passati da un modello molto semplificato, che era quello che Cavour, morendo subito dopo l'Unità d'Italia, a pochi mesi, a pochi giorni direi quasi, dalla proclamazione del Regno d'Italia, aveva lasciato alle sue spalle, la riforma dell'amministrazione italiana e del Regno Sardo del 1853, risale all'iniziativa di Cavour. Quel modello burocratico è rimasto al fondamento anche della struttura dell'amministrazione dell'Italia unitaria. C'erano allora 9 ministeri nel 1861. Io qui non vi reciterò, ma ho scritto come è cambiato il numero dei ministeri nei decenni successivi. C'è qualche variazione, qualche aggiunta di qualche ministero nuovo, che so, dopo la conquista della Libia nasce un ministero delle colonie e si va ad aggiungere ai precedenti. Il fascismo addirittura riduce in un primo momento il numero dei ministeri rispetto ai ministeri cavuriani, poi si espande negli anni 30, vedremo per quali ragioni, e c'è qualche ministero in più, ma è la Repubblica ugualmente, si tiene più o meno su quello standard. Quindi noi abbiamo uno Stato che attraversa tre fasi costituzionali e tre fasi di sviluppo della società italiana che sono molto distanti l'una dall'altra, ma la struttura fondamentale di questo Stato resta la medesima.
Ammetterete che è un paradosso, perché ci si aspetterebbe che la struttura si ampliasse man mano che si amplia la domanda di istituzioni, che corrisponde a una domanda di attività dello Stato nei confronti della società. Ma questo non accade. Oggi noi abbiamo, facevo i conti proprio ieri guardando il Corriere della Sera di questi giorni, noi abbiamo 24 ministeri nel governo Meloni, contando anche gli 8 senza portafoglio, i ministri senza portafoglio. E 24 contro quei 9, certo, è una cifra più notevole, che corrisponde a uno sviluppo che è degli ultimi anni, ma è ancora una cifra molto contenuta. In altri paesi il numero dei ministeri è diversamente regolato. Per esempio la Gran Bretagna, fin dagli inizi del Novecento e in particolare durante la Grande Guerra, ha distinto i ministeri tra ministeri, chiamiamoli, di prima fascia e di seconda fascia. Ci sono i senior minister e i junior minister. I senior minister sono i veri ministri, quegli altri hanno delle funzioni esecutive che si compendiano in alcune materie che sono strettamente delineate. In Italia vige invece una Costituzione per cui i ministri sono tutti uguali, ognuno ha una certa autonomia e un certo potere all'interno di casa propria. E però le funzioni sono molto aumentate, si sono molto intersecate. E non è detto che questo sistema che vige in Italia, per cui i ministeri sono come tante caselle separate l'uno dall'altra, sia il sistema più idoneo a gestire una società complessa in cui le competenze si intersecano fortemente. Tant'è vero, anticipo un discorso che farò fra breve, che vige oggi un istituto che è quello del concerto ministeriale, vige oggi un sistema organizzativo che è quello dei comitati ministeriali, che sono un istituto e una soluzione organizzativa che vogliono far dialogare di più i ministeri, perché questa iniziale differenza tra un ministero e l'altro, questa loro relativa autonomia, contrasta con le esigenze del governo moderno, non solo in Italia ma in tutti i paesi. Abbiamo avuto in questi 161 anni politiche liberiste, quelle dello Stato post-cavuriano, la destra storica, fino al 1876, politiche blandamente interventiste, quelle della sinistra storica, De Pretis, fino al 1887, sì, perché nel 1887, col primo governo Crispi, subentra una fase breve ma intensa di politiche incisivamente paternalistiche, in cui lo Stato diventa in qualche modo un ente che dà un indirizzo alle forze dell'economia privata e alle forze dello sviluppo, un indirizzo che si esprime in varie maniere. E poi, dopo Crispi, abbiamo politiche in cui lo Stato è utilizzato come strumento di mediazione sociale tra le classi sociali. Questo è Giolitti, soprattutto, no? La capacità di Giolitti di aprire in qualche modo un discorso che, bene o male, sempre ricordandoci che Salvemini chiamava Giolitti il ministro della malavita e che ricordava come nel Mezzogiorno i prefetti giolittiani imprigionassero gli oppositori per non farli andare a votare, però anche con questo limite, che indubbiamente dobbiamo ascrivere alla figura di Giolitti, non possiamo negare che quello è un momento in cui si ha una interpretazione dello statuto un po' più liberale e c'è un miglioramento della situazione generale dei diritti dei cittadini. Poi dopo abbiamo, subito dopo, lo Stato del periodo della guerra. E qui è uno Stato tutto diverso da quello che abbiamo descritto finora, perché nel periodo della guerra c'è una fortissima concentrazione di poteri dello Stato a danno del Parlamento, in primo luogo. Il nostro Parlamento è, a differenza di quello francese, che nella Prima Guerra Mondiale esprime invece, grazie all'opera di Clemenceau, esprime una grande capacità di controllare i governi, dovremmo dire, perché si succedono anche lì vari ministeri durante la guerra. In Italia invece il Parlamento rimane ai margini, è assente sostanzialmente, è chiamato solo in certi momenti a dire di sì, ma non ha, mentre lo Stato legifera. E come legifera? Con uno sistema che è tipico dello Stato quando vuole legiferare senza essere controllato, cioè col decreti legge. La guerra produce un'immensa mole di decreti legge che occupa pagine e pagine delle raccolte legislative,
se voi prendete la Gazzetta Ufficiale o la raccolta Leggi e Decreti, resterete impressionati dal numero dei decreti legge, e che poi lascerà in eredità allo Stato successivo, al punto che il fascismo, non vi meravigli questo, farà addirittura una commissione per sfoltire i decreti legge del periodo della Grande Guerra, eventualmente abolirli, cioè non trasformarli in legge, come avrebbero dovuto essere entro 90 giorni, e al tempo stesso per alcuni invece mantenerli, perché c'era stata questa sovrapproduzione di una legislazione statuale, essenzialmente statuale. E poi dopo la Grande Guerra, che vede lo Stato imporsi anche sulle forze economiche, sia pure in una forma, diciamo così, non strettamente cogente, autoritaria, nascono i comitati per la mobilitazione industriale, per esempio, che sono organismi misti tra le amministrazioni dello Stato e i grandi industriali italiani, e poi dopo c'è il fascismo, e il fascismo naturalmente è tutta un'altra cosa. Quindi noi abbiamo da una parte, e dentro questo sistema che abbiamo descritto, mutano anche i soggetti interni, cioè già nello Stato liberale noi vediamo che la figura del Presidente del Consiglio dei Ministri, primus inter pares, cioè non dotato di una particolare imperatività, di una particolare autorità nei confronti degli altri ministri, addirittura privo di un suo apparato organizzativo che gli consenta di esprimere la funzione dirigente, piano piano, a seconda di chi incarna questa figura, in certi periodi diventa più importante. Crispi è un Presidente del Consiglio che comanda più di De Pretis. Perché comanda più De Pretis? Perché Crispi è un uomo volitivo, viene da un passato garibaldino, ha un carattere fortemente autoritario, sceglie dei ministri evidentemente più inclini a farsi comandare e insomma alla fine concentra quattro ministeri sulla propria persona. Questo non è secondario, lo vedremo anche in Mussolini, e alla fine diventa l'attore principale della scena. Ma non c'è in Costituzione nessuna norma che gli garantisca questo ruolo dirigente. Quindi il sistema è curioso perché ha delle norme costituzionali che sono ancora le norme del periodo di fondazione, del periodo cavurriano, e però, come dire, la prassi, che è una cosa molto importante nelle istituzioni, per cui le istituzioni non si possono studiare soltanto sulle leggi, sui testi normativi, questa è una cosa che a volte i giuristi non capiscono, ma non basta il testo normativo, è fondamentale naturalmente, ma non basta. Gli uomini, le prassi, le abitudini, le modalità, cosa vi posso dire, le circostanze politiche che qualche volta facilitano queste trasformazioni, implicano che il sistema si assesta da solo. E quindi dire che tutto è uguale a sempre, come sento dire qualche volta, l'amministrazione italiana è uguale a quella dei tempi di Cavour, siamo ancora nella burocrazia della Repubblica. Questo non è del tutto vero, perché ci sono stati nel corso anche di quegli anni degli assestamenti. Lo Stato quindi non è immobile, non è immobilizzato nella sua arcaica struttura, lo Stato cresce in qualche modo e si dota in qualche modo, anche se le norme non lo riflettono perfettamente, di strumenti che sono nuovi e svolge quindi un ruolo che può essere anche un ruolo diverso. Abbiamo visto lo Stato di guerra fa delle cose che corrispondono all'esigenza di concentrare il comando, di essere rapidi, di spendere velocemente il denaro pubblico perché bisogna fronteggiare l'armamento, le esigenze dei soldati che non hanno le scarpe, e quindi alla fine lì c'è un momento in cui lo Stato ha cambiato pelle. Quando finisce la guerra, un forte vento di carattere liberista, che si potrebbe impersonare in due grandissime personalità del mondo liberale, uno più anziano è Luigi Luzzatti, un uomo straordinariamente importante dagli inizi del Novecento fino alla sua morte, e l'altro è Luigi Einaudi, molto più giovane, che però aveva una grandissima influenza. Entrambi sono a capo di un movimento liberista il cui il motto si può riassumere, come tutti i movimenti liberisti, nella formula meno Stato possibile. E quindi critica di quelli che Einaudi, in un famoso articolo, chiamava i dittatori degli approvvigionamenti e delle munizioni, i grandi dittatori, i grandi padroni dell'economia di guerra, prendendosela con quei burocrati, come lui li chiamava,
ma talvolta non erano meramente dei burocrati, ma erano dei dirigenti di grande levatura, i quali durante la guerra avevano preso in mano le leve dell'amministrazione e avevano speso, avevano disposto, avevano comandato, avevano effettuato, a seconda delle esigenze che provenivano dal fronte e in generale da tutto il contesto della guerra, avevano preso queste, le decisioni necessarie. Uno Stato nel quale, cambia anche il personale. In questo Stato che stiamo descrivendo, già nello Stato liberale, nelle due fasi, tre fasi abbiamo detto, no? Cavour e i suoi successori, Crispi, il breve periodo crispino, e poi abbiamo detto il periodo giolittiano, e poi lo Stato di guerra. In queste fasi già cambia il personale. All'inizio abbiamo poche decine di migliaia di impiegati dello Stato, prevalentemente piemontesi, prevalentemente addetti a funzioni che sono talvolta meramente burocratica, ma talvolta anche di attività tecnica specifica. Poi abbiamo Crispi, e con Crispi c'è una specializzazione. Nascono i grandi corpi dello Stato, si potenzia il genio civile, per esempio, che è stato il costruttore di molte grandi opere dell'Italia liberale. Hanno fatto strade, hanno fatto dighe, hanno fatto bonifiche, hanno fatto palazzi. Il genio civile ha una storia gloriosa alle sue spalle che inizia in quegli anni di cui stiamo parlando, e naturalmente poi avremo invece un personale col periodo giolittiano che è ancora diverso, e cambiano i numeri. Abbiamo detto poche migliaia ai tempi di Cavour, circa 100.000 sono gli impiegati, i dipendenti dello Stato italiani, sarebbe per meglio dire, quando governava Crispi e verso la fine del secolo. Con Giolitti salgono a 320.000, 350.000. Quindi in 15 anni, quanto più o meno calcoliamo consti il periodo giolittiano, noi abbiamo una triplicazione della burocrazia italiana. E perché cresce così tanto lo Stato con i suoi dipendenti? Salvemini avrebbe detto per ragioni clientelari, forse anche per ragioni clientelari, ma cresce soprattutto perché c'è una domanda nuova, perché in quel quindicennio sta avvenendo la prima rivoluzione industriale. Si stanno creando i grandi concentramenti della popolazione che lascia i campi e va a lavorare alla Fiat d'Agnelli o alla Pirelli o in qualche altra grande fabbrica o nelle grandi industrie siderurgiche di Genova, nel triangolo industriale. E questo fenomeno, che apparentemente non c'entra nulla con lo Stato, in realtà è fondamentale, perché uno spostamento così ingente dell'asse del paese verso l'industria implica la necessità di creare le retrovie dell'industria. Le città devono in qualche modo attrezzarsi per ospitare questi signori che vengono dalla campagna e che fanno parte della prima generazione operaia. Bisogna che si distribuisca la luce elettrica, bisogna fare le fogne che non ci sono in molti paesi e città anche importanti d'Italia, bisogna costruire le strade, bisogna sviluppare le strade ferrate, bisogna fare i trasporti urbani in una città come Torino o come Milano, e di conseguenza questo comporta la crescita dello Stato. Lo Stato, come diceva un grande storico economico che si chiama Franco Bonelli, è stata la stampella dell'industria, la stampella della prima industria italiana. Senza lo Stato non ci sarebbe stato il decollo industriale degli anni del giolittismo, che è stato fondamentale per vedere nascere l'industria italiana. Quindi una sviluppo dello Stato liberale, che allora non è più soltanto lo staterello dei tempi di Cavour, come vedete, diventa un qualcosa di diverso. Già con Crispi comincia a interessarsi e a legiferare sui grandi fenomeni nei quali non si può lasciare andare la mano privata per conto suo. E poi dopo Crispi Giolitti costruisce un'amministrazione che assiste l'industria, che assiste le forze vive della nazione, che dà in qualche modo un quadro all'intero processo di sviluppo industriale. È una cosa molto importante questa, che ritroveremo naturalmente nella storia amministrativa. Se voi studiate la storia amministrativa, la signora ha avuto la bontà di citare i miei libri, lì io ho fatto un po' di conti e vi potrei dimostrare, se adesso ne avessimo il tempo e ne avessimo voglia, un po' noioso, come corrisponde a questo sviluppo complessivo della domanda, uno sviluppo complessivo dell'offerta. Un'amministrazione però, badate, che ha una caratteristica rispetto ad altri paesi europei. Negli altri paesi europei l'amministrazione si sviluppa in maniera organica, sempre rispettando queste domande che provengono dalla società, che chiede più governo, più Stato.
Però, pescando i suoi uomini, le sue culture, le sue competenze nell'ambito nazionale. Noi peschiamo invece le culture e le competenze solo in una parte d'Italia, cioè nel Mezzogiorno d'Italia. Avviene nel periodo giolittiano questo fenomeno, che è veramente un fenomeno straordinariamente peculiare. Tanti anni fa, nel 77, pensate, nel 1977, Sabino Cassese ce l'ha dimostrato con un libro che era un libro di statistica, perché faceva vedere i numeri. I numeri sono impressionanti. Mentre prima, alla fine del Novecento, la burocrazia crispina era ancora prevalentemente settentrionale, veniva dalle regioni del nord, la burocrazia giolittiana, alla fine del quindicennio, è prevalentemente meridionale, viene prevalentemente dalle regioni del sud. Mentre prima avevate prevalentemente delle specializzazioni tecniche che potevano variare dalla statistica appunto al genio civile che ho citato, con Giolitti abbiamo delle specializzazioni prevalentemente giuridiche, cioè si crea una burocrazia che mira a dare regolarità al sistema, più che a fare le cose, a controllare le cose, in cui il perno fondamentale è la Ragioneria Generale dello Stato, che controlla la spesa pubblica, che evita che ci siano sprechi. È diverso, è una cosa completamente diversa, sulla quale anche tornerò. Poi avviene la guerra e c'è il boom. Arriviamo a 500.000 da quei 350.000 di Giolitti. 550.000 alla fine del 1918. Poi c'è la polemica dei liberisti che ho citato prima, e naturalmente con la polemica dei liberisti c'è il tentativo di mettere un tetto, di mettere un stop a questa espansione della burocrazia. Ci si riesce? Mussolini, questo non è stato detto nel documentario, si presenta anche, tra le altre cose, come quello che metterà fine al potere dei burocrati. La burocrazia sarà, secondo le prime promesse di questo fascismo ancora stato nascenti, la burocrazia sarà eliminata, e se non eliminata, fermata, perché i burocrati sono i nemici della concezione fascista dell'uomo nuovo. C'è un fascista che scrive nel 1932 un libello in cui dice: questi 10 anni ancora non l'abbiamo fatto, ma al ventennio non potremo più tollerare che ci siano uomini calvi, grassi, flaccidi, privi dell'impeto del duce negli uffici italiani. Ci dovrà essere il nuovo fascista in divisa, in camicia nera, pronto a scattare atleticamente agli ordini del duce. Era la loro idea di burocrazia. Ci sono riusciti? No, non ci sono riusciti. No, anche perché il duce non era grande. Anzi, vi devo dire che c'è un testo nel 1923, quindi subito dopo la marcia su Roma, siamo nella primavera del 23, in cui Mussolini dice: io mi proclamo l'imperatore degli impiegati. Io sono qui a difendere, signori, la virtù, la capacità, l'intelligenza dei grandi funzionari dello Stato italiano. E la pace è stata fatta. E perché Mussolini ha fatto la pace? Perché dopo quelle vicende che ci ha fatto vedere molto bene il documentario, dopo che si sono abbeverati di gloria facendo la passeggiata domenicale nelle strade di Roma, godendosi il solicello romano, dopo il problema era governare. E quando Mussolini è entrato al Viminale, che era il centro del governo allora, ancora non stavano a Palazzo Chigi, i presidenti del Consiglio stavano al Viminale. Insomma, il Viminale era una specie di caos disorganizzato. C'è una testimonianza di un grande burocrate nittiano che poi ha fatto carriera, era diventato consigliere di Stato durante il fascismo, perché non si nega niente a nessuno, un certo Savini Nici, il quale dice a Nitti in una lettera privata: eccellenza, questi non sanno dove mettere le mani, state tranquillo perché fra pochi mesi, l'ho già sentita questa frase, tra pochi mesi, perché tra pochi mesi noi torneremo, perché non sanno dove mettere le mani. Ed era vero, non sapevano dove mettere le mani. Mussolini, dice De Felice, non sapeva governare. Vedeva ogni giorno quintali di carta, prevalentemente carta stampata, perché aveva la mania da ex giornalista di leggere tutto e di sottolineare con la matita rosso-blu per poi mandarla
a chi di dovere, in maniera che provvedesse. Quanti giornali contro 250 giornali? Tantissimi giornali, De Felice li cita, adesso non me lo ricordo. Allora, voglio dire, non aveva però il senso del governo che aveva Giolitti, che aveva Nitti, che aveva Salandra anche. Questi erano abituati a governare e conoscevano l'amministrazione ed erano in grado quindi di farsi ascoltare da costoro e quindi erano in grado di tenere le fila della macchina. Mussolini all'inizio non può. Allora cosa fa? Fa il patto coi burocrati. Voi non rompete le scatole sulla politica e io non vi rompo le scatole sull'amministrazione. E infatti la riforma De Stefani del 23 non è una riforma fascista. La grande riforma contrabbandata come la riforma fascista della burocrazia 1923, poteri assoluti al governo decretati, votati dal Parlamento, si conclude in un irrigidimento del modello gerarchico che già esisteva. Non avviene niente di che. La ragioneria generale diventa il potere dei poteri. Il ragioniere generale dello Stato acquista un potere di veto, per cui non c'è legge, ancora oggi non c'è legge, che passi in Consiglio dei Ministri se non ha la bollinatura. Voi sapete cos'è la bollinatura, no? Qualcuno facendo di sì. La bollinatura è un bollino che ha inventato De Stefani, che si applica, non so se ci sia ancora proprio un bollino, però Elisa D'Alterio, che l'ha studiato, lo ha anche fotografato, e si applica alle norme che vengono decise dal Consiglio dei Ministri. Se c'è la bollinatura, la norma va in gazzetta, se no no, bisogna continuare a lavorarci sopra perché il ragioniere si oppone, per motivi che in genere sono motivi di difesa del bilancio, intendiamoci, non per malvagità o per antifascismo. Figurati se erano antifascisti i ragionieri. C'era Vito Antonio De Bellis, che era un grande burocrate che veniva dalla Puglia, che tutto era fuorché un antifascista. Però era gente che, insomma, sapeva il suo mestiere e l'aveva esercitato anche prima. De Bellis era già ragioniere generale con i predecessori, con i predecessori di Mussolini. Quindi noi siamo in presenza qua di quella che Claudio Pavone avrebbe chiamato, è lui che ha inventato questa categoria, la continuità. Lui l'ha inventata per il passaggio dal fascismo alla Repubblica, ci torneremo, ma vale anche per il passaggio dallo Stato liberale allo Stato fascista. C'è la rottura, c'è la violenza, come ci hanno fatto vedere poco fa, ma c'è anche una continuità molto forte, badate, perché il giorno dopo della marcia su Roma, tutti quei signori che stavano nelle amministrazioni e che comandavano, o quelli delle banche, o quelli delle assicurazioni, o quegli altri che stavano nell'aristocrazia, a cui Maria Malatesta ha dedicato un bellissimo libro di recente, vi consiglio di leggerlo, un'anagrafe della aristocrazia italiana dall'unità in poi. Tutti questi, il giorno dopo, sono andati tutti nei loro posti di comando e hanno continuato a comandare. Non è successo un bel niente da questo punto di vista. Il potere in Italia si esplicava già in maniera molto diversa. Qui, devo dire, c'è qualcosa da dire, mi consentirete di fare una citazione da Gramsci. Gramsci, in una pagina bellissima dei Quaderni, che purtroppo non ho scritto e quindi adesso vi citerò a mente, dice questo: lo Stato in Oriente è tutto. Era tutto, dice, forse pensando di parlare, fingendo di parlare dello zarismo, ma lui sta parlando naturalmente dello Stato sovietico, che già nei Quaderni comincia a sottoporre alla sua lente critica. Lo Stato in Oriente è tutto, in Occidente no. Lo Stato in Oriente è una grande torre in un deserto completamente privo di vegetazione, di costruzioni. Tutto si concentra il potere nello Stato. In Occidente no. In Occidente, lui dice, usando un termine militare, io dico sempre che bisognerebbe censire quanta terminologia militare dopo la Grande Guerra è entrata nella letteratura politica di tutti i partiti. Lui dice è un sistema di casematte. Di casematte. Sapete cosa sono le casematte? Quelle fortificazioni che si facevano in trincea, che poi avevano un effetto modesto, ma insomma l'una vicino all'altra, in modo da creare delle barriere che in qualche modo si opponessero agli assalti del nemico. Un sistema di casematte vuol dire che ci sono tanti centri dentro lo Stato moderno occidentale, non un solo centro. E questo Gramsci non se l'era inventato. Non so se avesse letto un bellissimo saggio di Santi Romano del 1907, la prolusione che Santi Romano fece quando divenne professore all'Università di Pisa.
un bellissimo saggio che riguardava il pluralismo delle forme istituzionali. Come cioè accanto allo Stato, diceva Romano, vi fossero altri poteri, certo inferiori allo Stato. Romano non ha mai tradito la concezione per cui lo Stato è la sublime, come diceva lui, creatura del diritto. Inferiori allo Stato questi altri poteri, ma poteri che agivano, poteri che potevano essere economici, industriali, sindacali, potevano essere cettuali, potevano essere aggregazioni di tutti i tipi, anche aggregazioni periferiche che si opponevano al centro, perché no? C'era anche una dialettica centro-periferia nell'Italia liberale, e perfino nell'Italia fascista è esistita una periferia, e si potrebbe dimostrare che qualche volta si faceva sentire al centro. Allora, voglio dire, Mussolini si trova di fronte a questa... scopre improvvisamente che lo Stato non è la torre di cui avrebbe parlato più tardi Gramsci, non è un monolite di cui ti impadronisci e poi c'hai le leve di comando e tu, come diceva in quell'articolo l'imperatore degli impiegati, con la, tiri la leva e la burocrazia fa quello che vuoi tu. No, non funziona così. Non funziona così. Lo Stato è una realtà complessa. Questa complessità dello Stato c'è nel regime fascista, c'è perfino nel regime nazista. Non è democrazia, naturalmente, intendiamoci, non sto sostenendo che è democrazia, è che gli interessi che sono presenti nelle società complesse moderne e si esprimono non solo attraverso lo Stato, che conquistano, talvolta per un periodo, talvolta per periodi molto lunghi, se ci sono delle dittature, no, gli interessi si esprimono anche attraverso il proliferare di questi altri centri. E allora, se io studio il fascismo da vicino, con la lente di ingrandimento, e non mi limito a guardare così come se passassi in aria, ma mi calo, come diceva il presidente Mao, l'inchiesta, bisogna scendere da cavallo, diceva una frase di Mao che mi piaceva tanto quando ero ragazzo, no? Diceva per fare l'inchiesta bisogna scendere da cavallo, e bisogna scendere da cavallo, perché se stai sul cavallo non vedi nulla. Quando scendi dal cavallo cosa scopri? Scopri che lo Stato, anche lo Stato fascista, era fatto di tanti pezzetti, quindi il partito era una cosa, ma l'amministrazione dello Stato era un'altra cosa, e qualche volta entrano in conflitto. Dentro l'amministrazione dello Stato ci sono degli organismi che esprimono una dialettica. C'è una sentenza, pensate dove siamo andati a cadere, voi mi direte, ma questo professor Melis è veramente un fissato. C'è una sentenza del Consiglio di Stato, scritta da un grande consigliere di Stato, che poi avrà anche un ruolo nel dopoguerra. Vabbè, c'è una sentenza del Consiglio di Stato, la quale critica, dandogli torto, l'Avvocatura Generale dello Stato, cioè il giudice amministrativo che dipende dallo Stato, perché il Consiglio di Stato dipendeva dalla Presidenza del Consiglio, come del resto anche oggi, critica e dà torto e dà una lezione di diritto all'Avvocatura Generale dello Stato, che è l'organo del governo in quella sede. Perché? Perché l'Avvocatura Generale dello Stato si è permessa di dire che tra i motivi per ritenere legittimo il licenziamento di un impiegato c'è il fatto che l'impiegato ha osato fare ricorso. Ha osato fare ricorso, scrive l'avvocato dello Stato. E il consigliere di Stato, cioè il Consiglio di Stato, perché lui stende la, ma poi il collegio che firma, gli dice non è così, perché il nostro istituto esiste perché esista la garanzia di Stato. E quindi tu sbagli e sei da condannare, perché stai facendo un errore di grammatica. Insomma, io rimango stupito quando leggo queste cose. Il Consiglio di Stato è stato un organo che abbiamo studiato a fondo, perché abbiamo perfino fatto un dizionario biografico sul Consiglio di Stato, e questi consiglieri fascisti li abbiamo, come si potrebbe dire, analizzati ai raggi X uno per uno. Beh, sapete quanti sono i consiglieri veramente fascisti tratti dal partito? Non più di 5 nel corso di 20 anni. Gli altri sono alte sfere dell'amministrazione, come era prima. Uguale, con formazioni, percorsi formativi, culture, eccetera. Sapete, se prendete le sentenze, che differenza c'è tra il prima e il dopo, il Consiglio di Stato liberale e il Consiglio di Stato fascista? Una differenza minima, perfino sulla tessera il Consiglio di Stato prende qualche volta posizioni contrastanti il partito. Il partito sostiene che la tessera deve essere l'elemento dirimente per fare il concorso e far vincere Melis piuttosto che, e il Consiglio di Stato dice sì, se sono a parità, ma se non sono a parità non è un elemento dirimente, perché vince chi ha più titoli.
Insomma, voi ammetterete che siamo di fronte a delle circostanze in cui qualcuna delle cose che ho sentito prima suonano un po' così, un po' approssimative, perché insomma era lo Stato fascista era uno Stato complicato, ma perché tutti gli Stati sono complicati da quel momento in poi, perché siamo nella società delle masse, cioè nella società degli interessi, in cui si scontrano e confliggono tanti punti di vista diversi. Naturalmente si diceva Mussolini decide tutto. Decideva tutto Mussolini? Mica tanto. Io vi faccio due esempi. Adesso Mariuccia, che è seduta qui, l'avrà sentito mille volte, mi scuso con lei. Due esempi. Uno è l'esproprio per causa di pubblica utilità. Scusate se un'altra volta cito una cosa molto tecnica. Noi avevamo una legge, che ci siamo tenuti fino ad oggi praticamente, che è quella del 1865, che prevede che l'esproprio per causa di pubblica utilità sia fatto a seconda del valore economico, venale, dice il legislatore del 65, del bene espropriato. Cioè io ti esproprio quest'aula bellissima e te la pago molto. Ti esproprio uno scantinato che sta al piano di sotto, che non ha nessuna bellezza, e te la pago poco, no? Eh sì, dice a un certo momento il legislatore liberale, perché chi inventa questa cosa è già Crispi, il Crispi di cui parlavo prima, in alcune leggi speciali che fa, non ha il coraggio di toccare quel monumento del 1865 lasciato in eredità dai cavurriani, però in alcune leggi speciali, quando fa la legge sulle bonifiche, dice vabbè, però io metto insieme il valore venale col valore fiscale, se tu hai pagato le tasse molte hai diritto a un riscatto maggiore, ma se tu hai pagato le tasse in maniera irrisoria per anni e anni e anni, allora, se mi permetti, io lo considero un bene molto meno pretenzioso e te lo esproprio dandoti molto meno soldi. Questo criterio Mussolini lo fa proprio e lo trasmette al ministro Rocco. E fanno nel 1934 un tentativo di cambiare la legge del 65, presentato da Mussolini con le parole fatidiche: noi non siamo più nel regime liberale, noi stiamo facendo la legislazione fascista. Sapete come va a finire? Va a finire che i ministeri mandano allora si faceva così e si fa così anche adesso, di fronte a dei testi particolarmente rilevanti, vengono distribuiti ai ministeri e gli uffici legislativi dei ministeri dicono la loro. I ministeri si spaccano in due. E Mussolini, di fronte alla spaccatura in due del suo governo, decide di non fare la riforma. Il grande decisore non decide. Ce n'è un altro di episodio che è ancora più tecnico, ma vale la pena di citarlo qui rapidamente. Sì, sì. Lei però mi deve tirare la giacca, perché no, io di queste cose parlo per ore intere. Sono presa dall'ascolto, non le tiro la giacca. L'altro episodio riguarda, e poi andiamo avanti, riguarda il tema della riforma corporativa del lavoro. Perché quando fanno le corporazioni, siamo agli inizi degli anni 30, c'è il problema se i dipendenti degli enti pubblici siano o non siano equiparabili ai lavoratori privati. E quindi se su di essi debba pronunciarsi il giudice amministrativo, il Consiglio di Stato, o il giudice invece che giudica su tutti i rapporti di lavoro privato, cioè il giudice del lavoro creato con la magistratura del lavoro qualche anno prima. Qui Mussolini prima dice tutti col giudice del lavoro, poi Santi Romano gli fa tre lettere molto precise in cui gli spiega che secondo lui è sbagliato, e Mussolini torna indietro. Torna indietro perché? Perché in realtà, appunto, ripeto, c'è in questo periodo, anche il fascismo ha avuto i suoi periodi, citerò soltanto lo Stato 1922-1925, che ancora si mantiene, sia pure con le violenze che abbiamo visto, si mantiene però nell'ambito dei principi liberali ancora. Nel 25 è stato detto le leggi fascistissime, quelle che tolgono la libertà e i diritti ai cittadini italiani e che sgominano i partiti politici, fanno piazza pulita dei sindacati liberi e creano la dittatura vera e propria. E poi un periodo successivo, negli anni 30, che qualcuno chiama corporativo, ma dentro questo momento in cui crescono queste corporazioni, delle quali ancora sappiamo pochissimo,
perché non è stato fatto, per la verità, ancora uno studio analitico quale dovrebbe essere fatto, beh, cresce anche qualche altra realtà. Per esempio, sono gli anni in cui nasce l'IRI, lo Stato imprenditore, è un modello di economia che forse non è perfettamente iscrivibile in quella che era quella che confusamente Mussolini riteneva dovesse essere la teoria economica dello Stato fascista. È il periodo in cui nascono gli enti pubblici, è il periodo in cui si sviluppa anche il numero dei dipendenti. Il fascismo, quei 500.000 della guerra, li porta a 1.300.000. È vero che c'è dentro questo numero ci sono i militari che durante gli anni della preparazione alla Seconda Guerra Mondiale sono molto importanti, sono molto consistenti in questo numero. Quindi noi siamo in presenza di un fenomeno di relativa continuità, ma anche di espansione delle funzioni dello Stato, dei numeri dello Stato, dei numeri dei dipendenti, delle funzioni e dell'organizzazione dello Stato. Cosa succede nello Stato repubblicano? Veniamo al dunque, perché poi forse è l'elemento più interessante che in questo momento vale la pena di sottolineare. Inizialmente lo Stato repubblicano, nonostante la Costituzione, che dovrebbe rappresentare una cesura molto consistente, resta nelle linee di quella continuità di cui parlava Pavone. Nel campo amministrativo non c'è dubbio, la Costituzione negli uffici pubblici non entra, entrerà molto tardivamente. Noi faremo tra poco un'intervista, ma ne ha rilasciato tantissime, a Rosa Oliva. Voi forse non sapete chi è Rosa Oliva, o forse sì. Rosa Oliva era una ragazza che aveva fatto un concorso per la carriera prefettizia nei primi anni 60 e l'hanno esclusa perché donna. L'hanno esclusa perché donna. Il Consiglio di Stato le ha dato ragione. Lei poi non ha fatto il prefetto, ha fatto un altro mestiere nella vita, ma il Consiglio di Stato le ha dato ragione. È vero che aveva per avvocato Costantino Mortati, qualche volta conta anche lo studio legale a cui ti rivolgi, è meglio rivolgersi a Mortati che non a un avvocatino di provincia. Però insomma, questo per dirvi che c'è stata una continuità formidabile. L'esclusione delle donne è una di queste continuità, nonostante la Costituzione, nonostante le donne votassero adesso, e quindi fossero anche dal punto di vista elettorale un elemento interessante per i partiti politici. Ma ci siamo arrivati molto tardivamente. E così siamo arrivati tardivamente a tante altre cose. La riforma dell'amministrazione, che il primo governo De Gasperi, dopo la Repubblica, aveva promesso imminente, si è fatta male nel 1953-57, dando vita a un testo unico che è criticatissimo, perché riprendeva ancora le linee del vecchio modello d'antan, del vecchio modello antico. E così anche le regioni, che sono state fatte solo nei primi anni 70, nonostante la Costituzione le prevedesse, la Corte Costituzionale, che a lungo è stata tenuta in frigorifero prima che potesse finalmente cominciare a smantellare lo Stato fascista e la legislazione fascista. Una cosa che mi ha molto colpito è che quando fanno il primo giudizio sulla se la Corte Costituzionale possa prendere in esame leggi precedenti la sua Costituzione, perché una tesi era che non potesse far altro che occuparsi di ciò che era da avvenire, ma non di ciò che era avvenuto, e lì l'Avvocatura Generale dello Stato, nonostante ci fosse un partito, una coalizione centrista che in sostanza avrebbe dovuto vedere con simpatia, l'Avvocatura dello Stato si oppone, si schiera a favore del mantenimento, di stabilire il divieto della Corte di occupare. E per fortuna la Corte decide invece, autodecide con quella sentenza, di occuparsi anche delle leggi fasciste, e infatti un po' di legislazione fascista viene eliminata. Un'altra cosa interessante è chi era il presidente che firma quella prima sentenza, che era Gaetano Azzariti, che voi sapete è continuamente citato nelle polemiche attuali perché era stato, da quel grande giurista che era, un collaboratore di Mussolini e addirittura il presidente del Tribunale della Razza. Ciononostante Togliatti lo chiamò come suo collaboratore al Ministero della Giustizia per quel breve periodo in cui occupò quella posizione, e poi dopo Azzariti fu
nominato alla Corte Costituzionale e ne divenne il secondo presidente quando De Nicola si dimise. La storia è un po' curiosa, eh? È un po' curiosa. Abbastanza. Perché si resta un po' esterrefatti. Eppure Azzariti firma quella sentenza coraggiosa. Lo Stato repubblicano mantiene la stessa dimensione per un po' di tempo, anche dal punto di vista numerico, eh? Anche dal punto di vista numerico. L'unica cosa che avviene negli anni immediatamente dopo la guerra è la grande inclusione dei cosiddetti avventizi, cioè di coloro che durante la guerra in qualche modo erano riusciti ad avere un impieguccio presso le strutture pubbliche e che vengono adesso. E poi dopo però avviene la stagione, diciamo così, costituente, e quindi ci sono le grandi modifiche dello Stato. Quando la Costituzione finalmente entra in vigore grazie alle sentenze della Corte Costituzionale e cominciano anche, bisogna dire, gli sviluppi politici più di respiro, c'è il governo di centrosinistra nel 1963, c'è la nazionalizzazione dell'energia elettrica, la scuola media unificata, lo statuto dei lavoratori più tardi, l'apertura delle università, la riforma della sanità pubblica, le istituzioni delle regioni finalmente, tutto molto a passo lento, molto a passo lento. Però si fa e nasce una nuova cultura dello Stato che si può identificare nella cultura della pianificazione economica. È morto nei giorni scorsi Manin Carabba, che è stato un grande uomo dello Stato, perché è stato perfino vicepresidente della Corte dei Conti, ma al tempo stesso è stato uno straordinario teorico della pianificazione democratica. Veniva dalla covata di Antonio Giolitti, da cui è derivato un gruppo di riformatori che ha avuto un grande rilievo negli anni 60 e 70. E anche le regioni, in fondo, sono state opera di una leva di giovani presidenti che ha avuto un grande, di tutti i partiti, democristiani, comunisti, socialisti. Poi si è spenta questa cosa delle regioni, cioè inizialmente sembrava che le regioni dovessero modificare se stesse la forma dello Stato centrale, contagiarlo positivamente, trasmettendogli delle modalità di organizzazione, di azione diverse da quelle tradizionali. Poi si sono piano piano ritirate, via via, fino a diventare oggi, io credo, una delusione da questo punto di vista, perché sono fortemente simili, basta guardare alla struttura dei loro corpi burocratici, fortemente simili. Cosa cambia, e con questo concludo, cosa cambia allora nel passaggio di fine secolo che abbiamo alle spalle e che è poi quello che ancora domina ciò che sta accadendo intorno a noi? Ho segnato qui tre cose. La natura del rapporto di lavoro con lo Stato, la legge del 93, il decreto legislativo 29 del 93, per il quale cessa quella separazione che citavo prima a proposito di Mussolini, tra l'impiegato dello Stato e l'impiegato privato, tra il lavoratore che dipende dallo Stato e il lavoratore che dipende dal padrone privato. No? Si diceva, non è pensabile che uno spazzino comunale, per il fatto che spazza la strada in quanto impiegato diretto del comune, abbia un giudice e un trattamento di un certo tipo. Uno spazzino comunale nel comune vicino, che spazza la strada, ma dipende dall'azienda con cui il comune ha una convenzione e che ha incaricato di spazzare le strade, ha un altro giudice a cui corrisponde un'altra situazione giuridica. È certo che non è possibile, è una cosa che è ridicola, però è rimasta in piedi per tantissimi anni, almeno da quando Vittorio Emanuele Orlando nel 1908 l'ha fissata nello stato giuridico degli impiegati dello Stato. E finalmente, soltanto nel 93, come scriveva Massimo Severo Giannini, finalmente l'impiego non era più pubblico, ma era l'impiego con lo Stato e coi suoi enti. Giannini, finissimo giurista, ci dice con questa formula in che cosa è cambiata la situazione. L'aggettivo non ha più impregnato di sé il sostantivo, l'impiego, ma l'aggettivo è rimasto dove doveva restare, cioè dalla parte del datore di lavoro. Il secondo punto importante è il numero dei dipendenti. E finalmente siamo calati. Noi oggi abbiamo in Europa un numero di dipendenti che francamente è anche inferiore proporzionalmente alla popolazione alla Francia e alla Germania. Abbiamo 3 milioni e 200 mila dipendenti pubblici, quando abbiamo toccato negli anni 80 i 4 milioni e mezzo. Quindi ci siamo sgonfiati.
per effetto delle nostre virtù della riforma burocratica? No, per effetto del fatto che dovevamo ridurre la spesa, questo è il fatto, no? Cioè è stata una falcidie che ha colpito, come voi sapete benissimo, ha colpito soprattutto i cittadini, però siamo calati e calando in qualche modo si sono posti dei problemi di funzionalità che oggi sono più vivi di quanto non fossero prima. La riforma amministrativa a lungo è stata trascurata. Non so questo governo se la prenderà in esame, ma Brunetta per esempio ci ha lavorato molto nel governo Draghi e prima di lui tanti altri, citerò soltanto ministri importantissimi come Bassanini, Cassese, la stessa Madia ha fatto delle cose interessanti, prima ancora Giannini quando è stato per un brevissimo periodo ministro di un governo Cossiga. E c'è un filone di riforma amministrativa che oggi sembra possa essere più importante, perché finalmente, siccome c'è questo calo di dipendenti, accompagnato anche da un turnover molto forte, perché essendo vecchi i dipendenti italiani, noi abbiamo i dipendenti italiani più vecchi d'Europa, i dipendenti più vecchi d'Europa e in particolare i dirigenti più vecchi d'Europa nell'amministrazione. Allora ci può essere un calo che in qualche modo... La terza cosa è la struttura tradizionale, quella dei ministeri di cui parlavo prima, figli dei ministeri di Cavour, è cambiata molto. Se voi prendete una pianta organica di un qualunque ministero, ve ne rendete conto, è un guazzabuglio, forse anche disordinato, però è il sintomo di un vitalismo che c'è dentro i ministeri. Si cercano forme di aggregazione nuove, orizzontali, e altrettanto avviene all'esterno, dove crescono sempre di più forme diverse dalle forme ministeriali per svolgere funzioni pubbliche. Questo può essere un altro elemento di positività, naturalmente sempre che non diventi un elemento di caos, ma lo Stato nel quale noi viviamo è molto diverso da quello delle due epoche precedenti che ho descritto, è anche diverso da quello del dopoguerra repubblicano. Agli inizi del Novecento, ho detto, Santi Romano aveva scoperto il pluralismo delle istituzioni e ci aveva avvertito che non esiste lo Stato monolite, lo Stato marmoreo, come lo immaginava una certa propaganda fascista. Un suo allievo che ho già citato, Massimo Severo Giannini, ci ha insegnato che lo Stato non è un tutt'uno, ma non è una sorta di torre, come diceva Gramsci, di torre che si staglia nella pianura deserta, ma che è fatto di una moltitudine di interessi che trovano in qualche modo. E quindi bisogna cominciare a studiarlo sotto questo profilo. E poi c'è il problema enorme dei limiti esterni dello Stato. Perché sento parlare molto di sovranità, una parola che è tornata molto di moda in questi giorni, no? Non voglio entrare nelle polemiche politiche contingenti, ma la sovranità dello Stato è in crisi da tanti anni. Perché lo Stato ha perso prima sovranità nei confronti delle regioni e degli enti minori e poi ha perso sovranità nei confronti degli enti sovranazionali a cui ha aderito, ha conferito un pezzo della sua sovranità alle organizzazioni. Quando si dice lo vuole l'Europa, quando si dice l'Europa ci aiuta, il PNRR ci tiene sotto la lente di ingrandimento, quello cosa vuol dire? Vuol dire che noi non abbiamo una sovranità nazionale come ai tempi delle cannoniere, quando gli inglesi mandavano le cannoniere a difendere l'impero. Noi abbiamo ormai, tutti gli stati sono così, abbiamo ormai una intersezione profonda con legami che sono sovranazionali e sotto lo Stato, nel piano di sotto, diciamo così, se posso esprimermi così, anche lì c'è un'intersezione con le regioni e con le altre. Vi voglio leggere, per concludere, un recentissimo pezzo del prezioso libro di Maria Rosaria Ferrarese intitolato Nuovi poteri, il Mulino Edizioni. Si può comprare perché costa pochissimo, è uno di quei librini che si tengono in tasca. Noi percepiamo, dice Maria Rosaria Ferrarese, spesso in maniera confusa, che la struttura novecentesca è stata attraversata da profondi cambiamenti. Intuiamo la complessità dei processi decisionali del mondo, che includono attori, modalità e percorsi diversi. Tuttavia, quando affrontiamo il tema dei cambiamenti nella configurazione dei poteri, tendiamo a valorizzare soprattutto le strutture del potere pubblico. Attenti, dice Maria Rosaria Ferrarese, perché c'è il peso delle strutture di potere privato, che talvolta sovrasta anche il potere pubblico. E qui a cosa sta pensando la Ferrarese? Il suo libro lo spiega bene. E sta pensando alle grandi reti di informazione, sta pensando
al padrone a Zuckerberg, o come diavolo si chiama, al padrone di Facebook, a quelli che gestiscono le grandi reti informative e che dominano il mondo, a quelli che sanno esattamente, perché noi abbiamo cliccato cercando un certo prodotto, quali sono le nostre preferenze di consumatori, e talvolta sanno anche, perché leggono ciò che scriviamo, quali sono le nostre preferenze politiche, e che quindi possono conformare l'offerta commerciale e politica a questa indagine preliminare e a questi dati che solo loro possiedono. Le strutture di potere privato, la capacità dei grandi poteri privati di condizionare gli stati. Oggi è meno di moda di ieri, perché il conflitto russo-ucraino ci ha fatto credere che sia tornata di moda lo Stato delle cannoniere, che siamo di nuovo nel periodo storico in cui gli Stati hanno i loro confini, le loro barriere doganali, ma non è così. Tant'è vero che non è così, che la questione del gas è una questione sovranazionale, fortemente sovranazionale, che prescinde il rapporto conflittuale tra la Russia e l'Ucraina. Lo Stato nel mondo globale cede sovranità verso il basso, e a vantaggio di organismi sovranazionali. Anche qui ho una citazione, ed è di Sabino Cassese. I segni della crisi dello Stato sono ovunque. Frammentazione interna, decentramento, trasferimento di poteri, privatizzazioni. Il paradigma dell'unità dello Stato sta ancora in piedi, ma ci sono 20 regioni in Italia, ognuna delle quali ha un potere legislativo. Qualche volta queste leggi vengono massacrate dalla Corte Costituzionale perché confliggono con i principi della Costituzione, d'accordo, però bisogna tenerlo presente questo. E affascinati, dice lui, dalla sopravvivenza dello Stato, non riusciamo a cogliere i modi in cui si stanno formando diversi tipi di governanza meno gerarchici che hanno forma di rette. Ecco la parola chiave, magica, che poi tutti usiamo quando non sappiamo, per la verità, esattamente ancora cosa significhi, ma certo oggi il potere tende a distendersi sulla base reticolare. Io dico sempre che quando la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni sarà compiuta e non ci sarà più quella conformazione dell'attività basata sul procedimento che fa viaggiare la pratica da ufficio in ufficio, perché tutti accendendo il computer potranno lavorare simultaneamente a quella stessa pratica, e lì inevitabilmente questo si rifletterà anche sul modello organizzativo, cioè la gerarchia tradizionale a quel punto entra in crisi, perché la gerarchia tradizionale si basa sul fatto che poi alla fine uno firma al vertice. Non è facile pensare come sarà il futuro, e del resto questo sta già accadendo anche in altri paesi. Uno dei migliori giuristi italiani, Giuliano Amato, ha scritto di recente, sempre per Il Mulino, un librino che anche questo vi consiglio di leggere, si intitola Bentornato Stato, virgola, ma. Sì, sì. Questo ma, che Giuliano Amato ha voluto mettere lui stesso, ma ha detto che non è stata una scelta editoriale, ma personale, nel titolo, è molto interessante, sottintende dei puntini, ma. Lo Stato sta tornando, o per meglio dire, non se n'è mai andato, diciamo la verità, non se n'è mai andato. Lo Stato è sempre stato presente, immanente nella vita della società. Non è esistito neanche nei momenti di enfasi maggiore del trionfo del mercato che si sono verificati negli anni Ottanta, a un certo momento, e poi negli anni Novanta. Non è esistito una declino dello Stato. Però non è più lo Stato di allora, non è più lo Stato che faceva le nazionalizzazioni. È uno Stato regolatore e non è più uno Stato. È anche uno Stato investitore per certi versi, ma investitore a certe condizioni. Promotore di attività pubbliche, distributore di risorse, uno Stato cornice. E questo Stato è lo Stato che abbiamo di fronte. Quanto somiglia questo Stato a quello da cui abbiamo iniziato, lo Stato liberale, lo Stato di Cavour? Non somiglia quasi più a nulla, è cambiato profondamente. Non facciamoci impressionare dal fatto che certi nomi sono rimasti. Il ragioniere generale dello Stato c'è dal 1860, non mi ricordo che anno sia, insomma, la riforma Cambrai-Digny, dal 1869. Anche adesso c'è il ragioniere generale dello Stato, ma fa lo stesso mestiere? La ragioneria fa la stessa cosa. L'altro giorno sono stato a un dibattito dove c'erano due ragionieri, due importanti dirigenti della ragioneria generale dello Stato. Questi adesso col PNRR non è che fanno solo
la giustificazione dei conti, come prima. Non è soltanto giuridico-contabile il loro dovere. Loro sono stati messi in uno dei gangli vitali della struttura che ha fatto Draghi, e io penso che la Meloni manterrà, che dovrà poi passare i soldi a chi li spenderà, cioè alle imprese, alle regioni, agli enti locali. Sono lì, è lì per fare questo, devono valutare. Hanno fatto già nel periodo da cui è stata fatta questa riformetta di Draghi, che è passata un po' sott'occhio, hanno fatto già 65 circolari. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che stanno regolando minuto per minuto, e fanno bene naturalmente, però voglio dire, intanto non lo fanno più per legge, ma lo fanno per circolari, cioè attraverso uno strumento molto più duttile e flessibile di governo della spesa. E poi sono al centro di un processo dove c'è la valutazione della spesa, non c'è soltanto più il conto economico della spesa, c'è la valutazione. E questo trasforma la ragioneria. Potrà chiamarsi ragioneria per sempre, va benissimo, non me ne frega nulla, però non sono più loro. Non è più il ragioniere generale dello Stato di un tempo, il quale aveva il compito di badare che i numeri corrispondessero perfettamente. Per cui un grande funzionario dell'età giolittiana e post-giolittiana, Carlo Petrocchi, diceva che questa era una sciagura, perché chi controllava i conti non sapeva nulla di amministrazione, non conosceva le esigenze reali di chi amministrava. Aveva ragione un po', se ci pensate. Cioè tu separi le due cose, per cui io spendo, ma tu mi controlli la spesa minuto per minuto. Ma io so perché spendo. Spendo perché in questo momento ho bisogno di questo libro. È evidente che è un paradosso. Questo paradosso sta scomparendo. Quindi io sono anche moderatamente ottimista su questo. Forse questa continuità che abbiamo tanto spesso evocata tra lo Stato liberale monarchico, lo Stato fascista monarchico e lo Stato democratico repubblicano si sta interrompendo. Non per effetto tanto degli uomini, ma dello sviluppo della storia. La storia sta cambiando, per fortuna la storia cambia, ecco, questa è la mia impressione. Scusatemi la confusione con cui ho esposto queste idee, ma avrete capito che mi appassionano molto, soprattutto l'ultima parte. Direi proprio nessuna confusione, tutt'altro, una chiarezza incredibile e soprattutto tale per cui credo che abbiamo potuto seguire ognuno di noi con coinvolgimento, non solo con interesse ma anche con coinvolgimento. Quindi grazie davvero, professore. Allora, come avevo detto, se ci sono delle domande, degli interventi, domande di chiarimenti, anche di passaggi, possiamo. Quanto tempo abbiamo, professore? Dipende da me o da lei? No, io sono libero. Sono qua. Lei è qua a disposizione. Sono prigioniero fino a domani mattina. No, prigioniero no, nostro ospite graditissimo. Intanto che magari qualcuno pensa, io avrei. Mi sarei annotata qualche domanda, ma proprio per entrare un po'. Perché la presentazione che ha fatto è assolutamente organica e quindi. Nulla da chiarire per il percorso che lei ha fatto. Però qualche domanda così un po' particolare. Siccome, come le dicevo, ho letto con molta attenzione questo libro e neanche non è facile da leggere, professore. No, lo so. Ecco, mi conforta anche molto. Da scrivere. Però io non ho dubbi. Però io ci ho lavorato, ho fatto le mie orecchie, le mie freccette. Tornando alla questione, al periodo fascista, chiamiamolo periodo fascista, mi ha molto coinvolto la vicenda di Piero Calamandrei. Ecco, io vorrei che lei ritornasse un attimo, facesse un po' questo riferimento, e anche perché sta dentro al ragionamento che lei ha fatto, cioè come effettivamente poi ci siano molti aspetti da chiarire senza essere accusati di stare da una parte o dall'altra, perché questo non deve accadere. Anche se mi chiamo Ines, come quella signora che è la protagonista di quel film, per cui mi sono sentita un po' addolorata in certi passaggi, veramente. C'era anche Ines Berlinguer, che è stata una grande antifascista. Per fortuna, pensavo lei per confortarmi. Vabbè, quindi questo proprio il rapporto Calamandrei, oltretutto Calamandrei grande, un rapporto che spiega anche molte cose. Se gliele faccio così molto, in modo molto disordinato, nella speranza che intanto qualcuno magari pensi.
Ha fatto riferimento, e mi ha rubato un po' la domanda alla fine del suo intervento, a quanto influiscono i rapporti internazionali anche all'interno naturalmente delle organizzazioni dei singoli partiti all'interno dei singoli stati e quindi all'organizzazione dell'amministrazione dei singoli stati. Mi piacerebbe che ritornasse un po' su questo aspetto, soprattutto negli ultimi tempi, proprio nel nostro tempo. Ultimissima domanda che voglio farle è questa. Quanto, anche questo l'ha già toccato come argomento, però mi piacerebbe che ci ritornasse un attimo. Quanto all'interno del nostro Stato, parliamo della nostra Italia, partendo da Cavour fino ai giorni nostri, ma non le chiedo di rifare la lezione, quanto effettivamente incidono l'insorgere di forze nuove? Quindi, per esempio, al tempo di Giolitti nascono i partiti. Quindi ovviamente si pone a Giolitti la seria necessità di dare in qualche modo delle risposte e quindi la concessione del cosiddetto suffragio universale, che io con i miei studenti correggevo sempre perché non era proprio universale maschile, per niente. Maschile, appunto, bisognava precisare però, perché altrimenti si intendeva un'altra cosa. Ecco. Durante quindi il periodo giolittiano, poi via via verso i nostri giorni, quanto incidono le vicende internazionali? Allora ho pensato anche ad esempio lei ha citato di sguincio Togliatti, l'amnistia Togliatti per esempio anche, poi ancora la guerra fredda e i rapporti che si sono stabiliti, creati difficilissimi, complessissimi all'interno dell'Europa di fronte al blocco del sovietico e il blocco americano. Mi fermerei qui come domande in attesa che magari qualcun altro voglia. Prego. Posso? Prego, prego, sì, sì. Sì, 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 arriva. Sì, sì. Arriva un microfono ambulante. Grazie, grazie. Io ringrazio moltissimo il professor Melis appunto per questa splendida lezione, con Guido ci conosciamo da tanto tempo, è stato come dire ispiratore di tanti miei lavori nei quali mi sono occupata di in realtà effetti dell'amministrazione pubblica sulla vita dello Stato, che so io, come ha funzionato l'INCIS, come hanno funzionato le casse mutue, diciamo gli impiegati dello Stato, come muta la provenienza, anche ne accennava prima Guido, appunto regionale di questi impiegati, come si formano. Quindi diciamo c'è sempre stata una forte ispirazione rispetto ai lavori di Guido. Qui da ultimo, ecco, in questo lavoro ultimo c'è questo pezzo che è il pezzo che ci pone appunto dei problemi su cui tu hai anche chiuso, cioè l'intersecarsi della Costituzione e costituzionalizzazione e amministrazione italiana da un lato con le regioni e dall'altra con l'Unione Europea. In questi ultimi tempi mi sono un po' occupata di questi aspetti che diventano particolarmente importanti a partire da quando si comincia a parlare di Maastricht e quindi delle prime tentativi di aggregazione di tipo apparentemente solo basato sulle unioni doganali, basato poi che però immediatamente danno luogo anche a un'altra cosa, cioè la definizione di una Costituzione europea. Nasce un testo costituzionale europeo. E così come la Costituzione italiana con le regioni ha influito poi appunto anche sull'amministrazione italiana, anche la Costituzione europea
Io poi, questa è una mia speranza, ma io sono una forte europeista convinta, diciamo, ecco, e ci credo tantissimo, come tutti noi come qua. Sì, speriamo. Me ne sono un po' occupata proprio da questo punto di vista, cioè questo aspetto della... Come sapete, si scrive una Costituzione europea nel 2000, sì. A partire appunto dai primi trattati poi di Maastricht. Poi viene rifiutata nel 2004-2005, poi viene riaffermata come un sottoprodotto, eccetera, eccetera. Però io trovo che soprattutto in questo momento, ecco, no? Ecco, pensiamo a questi paesi che sono dagli anni... Dalla prima svolta del 90, quindi questi paesi dell'area jugoslavo, balcanica, appunto Polonia, Ungheria, ecco, che diciamo lì che sono sempre a cavallo, diciamo, no? Sì. Rispetto a questa così essere accettati nell'Unione Europea, cosa che, come dire, a cui aspirano, anche se adesso sembra che lo facciano solo per ragioni di interesse, però certamente è una Costituzione che ha al fondo alcuni diritti che sono, e che alcuni principi che sono nella nostra Costituzione, che è una Costituzione straordinaria, che non ha nessun altro, e che quindi ha una capacità espansiva e che si è appunto allargata. Diciamo, quello che sto cercando di dire è che quel processo che Guido adesso ha descritto sul piano giuridico-amministrativo è qualcosa che è anche guidato in qualche modo da queste spinte. Se io penso in Giuliano Amato, ecco, diciamo, lo vediamo subito a cavallo tra queste due parti, ecco, lo vediamo su. E dentro questa Costituzione europea ci sono appunto parole come solidarietà, e ci sono parole appunto legate ai diritti dei lavoratori, cioè c'è il diritto, ecco, il tema dei diritti, che cominciò, come vi ricordate, anche negli anni 90, insomma, no? L'analisi della la ripresa in mano delle carte dell'ONU rispetto anche a processi mondiali, ecco, difficili, vi ricordate, insomma, l'Africa e così via. Ma in Europa questo aspetto è diventato, mi sembra, io trovo, insomma, per me è un motivo di speranza, ecco, è ancora un motivo di speranza, perché c'è quella strada lì, insomma, che credo appunto in cui molti possono sperare, rispetto anche a questa strada che non è solo il patto di Maastricht, ma è appunto a Maastricht ci hanno infilato dentro come un pezzo surrettizio la Costituzione europea del 2000, che però dentro c'ha una parola come solidarietà e c'ha parole come diritti. Grazie. Grazie a te. Le raccogliamo, se sono altre domande? Ecco, allora, se ci sono altre domande le raccogliamo tutte insieme e poi diamo la parola al professore per la risposta. Prego. Può venire qua per cortesia con il microfono ambulante? Volevo chiedere al professore un'analisi nel corso di questi tipi di sistemi politici per la valutazione della classe politica, cioè quanto è importante la classe politica, quanto è stata importante la preparazione della classe politica di questi periodi, soprattutto quella attuale. Bella domanda. C'è una mano in fondo. Sì. Buonasera. Caro Beppe. Intanto ringrazio per questa cavalcata che ci ha dato questa profondità storica importante. La domanda è questa. Sicuramente il cambiamento dello Stato è avvenuto in relazione anche a come è cambiato il mondo, nelle cose che Ines prima richiamava, cioè quindi nelle diverse fasi della globalizzazione, se si può dirlo in termini attuali, e quindi è come è cambiato il modo di produrre la ricchezza e di distribuirla, che sono due e le funzioni dello Stato sono cambiate. Oggi, per tornare ad oggi, il tema
del rapporto Stato e mercato, cosa vogliamo rispetto a come si produce la ricchezza e come la si distribuisce. Ecco, la domanda è, se dovesse dirci le criticità di questa fase, credo che la pandemia ci abbia riaperto alcune domande sul fatto che non c'era, che il mercato non può risolvere tutto, in un contesto in cui comunque, se si guardano le cose sempre di più, devi pensare non solo in chiave di Stato locale, ma stando dentro non solo l'Europa, ma dentro il mondo. Se vogliamo parlare dei problemi ambientali, non possiamo decidere da soli. Ci vuole un'altra conferenza. Grazie Roberto. Altre domande? No. Prego, professore. Allora, mi ci provo, perché naturalmente, come era ovvio, è venuto fuori una quantità di cose molto... Ha seminato bene. Calamandrei, credo che tutti sappiate cosa vuol dire la domanda. La domanda riguarda un grande personaggio della cultura giuridica italiana, che è stato anche un grande intransigente antifascista, che è stato anche al tempo stesso un intellettuale che ha, come dire, orientato settori dell'opinione pubblica, cioè basterà pensare al ruolo che ha avuto nel dopoguerra la sua rivista Il Ponte, nell'ambito di una certa cultura laica lontana dai due partiti principali. Piero Calamandrei negli ultimi mesi del 38 riceve un inaspettato invito che proviene dai guardasigilli del fascismo Grandi, persona di cui lui nel suo diario ha appena tracciato un ritratto quando è stato nominato, fortemente critico. Grandi gli chiede di andare a Roma per parlare con lui della riforma del codice di procedura civile. Calamandrei è il più grande proceduralista civile che in quel momento ci sia in Italia. Non solo, il predecessore di Grandi aveva, il ministro predecessore di Grandi, che Calamandrei odiava, come si evince dal suo diario, dove ci sono dei ritratti persino antropologici di questo personaggio, Arrigo Solmi, che era anche uno storico del diritto, aveva fatto anche lui un progetto e l'aveva affidato a dei giuristi che Calamandrei non stimava. Grandi si rivolge a lui e ad altri due, che sono due persone che lui in parte stima, in parte ne diffida, sono Carneluti e Redenti, ma insomma adesso non entriamo nelle non serve a nulla entrare nei dettagli che nel libro ci sono. Sì. Calamandrei si consulta con i suoi amici fiorentini, quelli con cui ha tenuto per quel che ha potuto, ferma, non ha preso la tessera, si è opposto quando ha potuto, insomma, ha fatto l'antifascista degli avvocati, come facevano gli avvocati, no? Io ho studiato un gruppo di avvocati a Nuoro tanti anni fa, quando ero ragazzo, perché avevo a disposizione un archivio, e questi avvocati erano tutti degli ottimi avvocati, dei grandi penalisti, specialisti nel cosiddetto processo barbaricino, che era il processo per difendere i pastori, insomma, per difendere però erano tutti socialisti o sardisti, non avevano mai preso la tessera, però quando andavi a vedere cosa avessero fatto, non avevano fatto molto. Facevano delle passeggiate seguite da uno della questura che prendeva nota e faceva un rapportino ogni giorno. L'avvocato tal dei tali oggi si è recato al Monte Ortobene insieme all'avvocato tal altro, hanno a lungo discusso tra di loro. Questo era l'antifascismo di una parte della borghesia italiana, va bene? L'antifascismo italiano è stato anche questo, non solo nella borghesia, ma anche nei ceti medi e forse anche nei ceti proletari, che avevano qualche scusante in più se non si opponevano al fascismo in maniera più vigorosa. Calamandrei era di questi, insomma. Lui va, racconta questo, è divertente perché racconta questo incontro. Grandi mi viene incontro. Mi stende la mano, mentre avrebbe dovuto fare, secondo le regole di Starace, il saluto fascista, e mi dice: noi siamo commilitoni, perché siamo tutti e due capitani di guerra e tutti e due decorati. E poi gli intavola il discorso.
Grandi non capisce nulla di procedura civile e lì là mano libera. Allora il problema di Calamandrei è questo: devo fare il codice di procedura civile con la mano libera che mi dà Grandi, facendolo come dico io, oppure devo rifiutare, devo fare il gran rifiuto? E guardate, questo nella vita di tutti noi, nella vita di tutti noi che viviamo nella società anche contemporanea, ci sono delle occasioni in cui questo dilemma si pone. Va bene? Gli intellettuali sono particolarmente esposti, perché se il dittatore mi dice ti faccio fare tutto quello che vuoi, eccetera, eccetera, l'intellettuale qualche volta ci casca, no? È una specie di tentazione faustiana. Comunque lui lo fa questo codice. Certo lo fa all'indomani delle leggi razziali. All'indomani delle leggi razziali. Quindi c'è un problema che io ho cercato di affrontare nel libro e anche in uno scritto successivo, perché ho partecipato a un volume promosso dal Consiglio Nazionale Forense sulla nascita del codice civile, a cui hanno partecipato giuristi e storici, e lì ho ripreso in maniera molto più analitica le carte che avevo in mano. Tra le carte c'è un documento d'archivio che è la prima redazione della relazione che Grandi fa al Parlamento per illustrare il codice di procedura civile scritto da Calamandrei e dai suoi amici. E si vede con chiarezza, perché è scritto con la calligrafia di Calamandrei, che Grandi si è limitato a fare qualche crocetta dove c'era qualche intemperanza e aggiungere fascista dove c'è scritto Stato. Tutte le volte che lui scrive Stato, quello scrive fascista. A parte la parte sul diritto del lavoro che fu affidata a un altro grande giurista dell'epoca, che poi nessuno gli rimprovera nulla, questo signore è finito anche nella Corte Costituzionale e tutti, ha fatto anche il presidente della Corte Costituzionale, ma la vita va così. Calamandrei era più esposto politicamente e quindi si è beccato giustamente forse anche le critiche maggiori. Beh, io non do giudizi, ma mi piace la battuta quando Grandi dice non cerco tessere, cerco cervelli. Cerco cervelli, non cerco tessere, cerco cervelli, ma insomma Grandi sapeva come prenderlo. Si può anche rovesciare il ragionamento. Grandi lo ammalia, lo seduce. È un'operazione di seduzione, va bene? Poi gli evita di andare in camicia nera dal duce. Lui non può andare in camicia nera dal duce a presentare il codice, allora lui fa finta di ammalarsi. Ora, la domanda che io vi pongo, perché non è una domanda che ho saputo risolvere, io ho illustrato l'argomento, diciamo così, mettendo i pro e i contro. Voi cosa avreste fatto? Avrebbe dovuto evitare di scrivere questo codice? E chi l'avrebbe scritto? Come l'avrebbe scritto? L'avrebbe scritto in maniera diversa? Questo non lo sappiamo, naturalmente. È una domanda a cui... Però io credo che faccia parte della storia del rapporto che gli intellettuali italiani hanno avuto col fascismo. Non è il solo caso. Si può estendere molto il discorso agli scrittori, ai poeti, agli artisti. È un tema che meriterebbe di essere. I rapporti internazionali, certamente che i rapporti internazionali oggi sono fondamentali, su questo non c'è dubbio, come ho cercato di dire, è cambiato radicalmente la scena, cioè non siamo più nello Stato, io l'ho chiamato lo Stato delle cannoniere, capitemi, volevo dire lo Stato sovrano nel senso tipico che i giuristi danno alla parola sovranità. Perché adesso quando si parla di sovranità alimentare, la parola sovranità non è quella, la parola sovranità nasce nel vocabolario del giurista e non vuol dire quella roba là, non vuol dire che io coltivo soltanto certe cose e non certe altre, o che mangio certi cibi e non certi altri, no? Sì, vuol dire allude al territorio, cioè, però la sovranità è qualcosa di molto più, che non è soltanto territorio, è potere, esercizio del potere reale, eccetera. Comunque, io credo che oggi il livello della globalizzazione non recederà, non credo che recederà, non ci credo che questa roba... Si torna indietro.
che si torni indietro, non ci credo. A un certo momento i grandi poteri globali continueranno, naturalmente si adatteranno, come sempre avviene nella storia. Non è che lo Stato scompare, l'ha scritto anche Cassese da poco in un suo libro, non è che lo Stato scompare, lo Stato si adatta, è flessibile. Lo Stato ha una capacità, di, come ho cercato di spiegare, di adattarsi ai tempi e alle circostanze e quindi modifica la sua, il suo rapporto con la società. I temi delle forze nuove, io dei partiti non ne ho parlato per nulla. Per la verità, il vero problema Giolitti l'ha avuto meno di suoi successori. Il vero problema esplode, quello dei partiti, con le elezioni del 19, perché lì si applica per la prima volta il proporzionale. Col proporzionale cambia radicalmente tutto il quadro. È una rivoluzione copernicana, perché fino allora la classe dirigente liberale era riuscita a governare. La cosa fantastica, scusatemi questa parentesi, che ho studiato da poco da vicino Nitti non si rende conto di quello che succederà con la legge del proporzionale. Cioè il governo Nitti nel 19, quando promulga quelle elezioni, se voi leggete le carte di Nitti e le carte del governo, vi rendete conto che era un problema che lui affidava al Parlamento. E quello era il problema del governo futuro, invece. È la ragione esatta per cui Nitti, pur essendo uno dei cervelli più limpidi e più intelligenti che abbiamo avuto nella storia d'Italia, governa solo per un anno e mezzo, sostanzialmente. Perché poi dice due governi Nitti. Il secondo non c'è, c'è solo un governo Nitti, quello che arriva, poi dopo c'è un pezzetto, ma lui cade quasi subito, non va neanche in Parlamento a difendere. Quindi, voglio dire, i partiti sono fondamentali nel discorso che stiamo facendo, certo che sono fondamentali, e sono l'attore principale, il soggetto principale che determina la crisi del modello. E il fascismo, come abbiamo visto nel documentario, poi dei partiti si è parlato poco, ma il fascismo vince proprio per quello. Vince perché si potrebbe dire, si trova di fronte a una situazione che somiglia a un'altra cosa che ho sentito in questi giorni, e cioè i due principali partiti di opposizione non si possono mettere d'accordo tra di loro. I socialisti e i popolari non possono andare d'accordo tra di loro, per ragioni che sono profonde. Non sto criticando i capi di quei partiti, che sono altrettanto profonde oggi, cioè non è possibile. I partiti non fanno, oggi sono molto più disinvolti, ma allora avevano alle spalle dei grandi accumuli valoriali. Lei parla molto di questi. È certo. Poi lei ha ragione sulla guerra fredda, lo scenario è totalmente diverso. Per esempio la riforma amministrativa di De Gasperi scompare. Scelba a un certo punto dice in un verbale di un Consiglio dei Ministri, quando Scelba è Presidente del Consiglio, mi pare siamo, se non vorrei sbagliare, nel 52, non 53, dice la riforma amministrativa può aspettare. Perché Scelba dice così? Perché non ci credeva fin dall'inizio, ovviamente. Ma perché la guerra fredda impone di fare altro e lui è preoccupato di fare altro. E non ha quindi verso l'amministrazione nessuno. Certo che quel modello di amministrazione, poi c'è un altro paradosso nella storia d'Italia, che nel momento di espansione del miracolo economico, quando l'Italia fa quel balzo in avanti formidabile, per cui improvvisamente diventa uno dei principali paesi industriali del mondo nel giro di 15 anni, l'amministrazione non c'è. Ci sono gli enti pubblici, l'ENI, la Cassa per il Mezzogiorno, l'IRI, eccetera, ma l'amministrazione in quanto tale non c'è. Non c'è. C'è una devo dire che c'è un documento impressionante a proposito dei documentari, che è un documentario della RAI, che ho anche citato da qualche parte, in cui si vede, all'inizio, la telecamera entra nel Palazzo delle Finanze, in via lì vicino a Termini, a Roma, no? Ed entra nelle cellette degli impiegati. Lei deve vedere come sono questi impiegati, hanno tutti il riporto, sono tutti vestiti come me, ma molto più grigi di me, che già sono abbastanza grigio, e hanno si muovono con passi felpati, uno si alza con una scaletta e prende cautamente, come prendesse la bomba atomica, un faldone, lo porta nel tavolo e lo apre, poi improvvisamente cambia lo scenario, c'è una canzone di Celentano e ti fa vedere tutti i ragazzi con le ragazze che ancora stanno con le gonne, non c'hanno forse ancora la minigonna, e vanno tutti in Vespa, le ragazze dietro e i maschi alla guida, verso
il mare, nella strada del mare. Ed è un impatto tra le due immagini. Tu non ci sarebbe un discorso, un libro non lo direbbe meglio. Qual era la differenza tra l'amministrazione pubblica di allora e queste generazioni nuove che erano legate al miracolo e che stavano rapidamente scrollandosi di dosso? Poi col 68-69 questo sarebbe avvenuto in maniera... Poi Mariuccia ha ragione, anch'io la penso così, penso che i principi costituzionali oggi hanno una grande rilevanza, quei principi affermati da Maastricht in poi, e li vedo in pericolo in molte zone del mondo e soprattutto in molte zone dell'Europa, e questo mi preoccupa moltissimo, però certo che quello è il tema a cui bisogna attaccarsi come la colla. Altrimenti non se ne esce. Ed è vero che esiste una Costituzione europea, esistono le corti, oggi la Corte Costituzionale non è più di ultima istanza. Pensate a questo, la Corte Costituzionale, senza che nessuno in legge lo abbia detto, non esiste una legge che lo dica, tantomeno la Costituzione, va bene? Non è citato questo, ma la Corte Costituzionale non è più la Corte di ultima istanza, perché su certe cose decidono le grandi corti europee. Esatto. In un clima di collaborazione. Certo. In un clima di collaborazione, come ci ha spiegato Giuliano Amato anche di recente, perché c'è per fortuna anche lì una rete ancora non formalizzata di collaborazioni tra le grandi corti europee, per cui si lavora unitariamente per certi versi, insomma, però certamente che questo fa cadere ancora di più quel concetto di sovranità che dicevamo prima. La classe politica, certo che mancava, ha ragione, ma cosa vuole che le dica? Noi abbiamo avuto delle élite, inizialmente delle élite liberali ai tempi dei successori di Cavour e poco dopo, che bene o male hanno funzionato, ma che non si sono preoccupate molto di modificare e di modernizzare l'apparato amministrativo. Poi abbiamo avuto Giolitti e l'élite giolittiana, che aveva una grande percezione dei mutamenti in atto nel Paese, ma che ha preferito lasciare l'amministrazione com'era e puntare su forme, come dice un libro di Cassese di tanti anni fa, forme di amministrazioni parallele, cioè invece di cambiare il ministero io ti faccio il commissariato per l'emigrazione e lo affido a Luigi Bodio, che è il più grande statistico italiano, e gli do un po' di autonomia. Invece di cambiare invece di fare una nazionalizzazione delle assicurazioni per salvarmi dalla concorrenza dei francesi e dei tedeschi, io creo un istituto autonomo a cui do personalità giuridica e che si chiama INA, che farà con lo scudo dello Stato, ma autonomamente governerà il mercato delle assicurazioni. Cioè cerco delle soluzioni extra ministeriali, ma tengo in piedi il tronco del ministerialismo. Quindi è una soluzione di compromesso. Se avesse adesso non si deve mai dire così, gli storici non dovrebbero mai dirlo, ma mi concedo una licenza. Se Giolitti avesse pensato diversamente e avesse radicalmente cambiato il modello ministeriale e l'avesse trasformato come fece con l'INA, come le grandi companies tedesche e americane, perché l'INA si organizzò come quelli. Se voi vedete una fotografia di come lavoravano gli impiegati dell'INA, restate a bocca aperta, perché nei ministeri si lavorava tutti delle cellette, come in quell'immagine che ho detto degli anni 60. E invece all'INA avevano l'open space già. C'erano l'open space, erano tutti con le macchine, qualche piccola paratia per dividerli, e tutti con le macchine e uno sulla cattedra che li governava. Cioè c'era già un altro modello si vede materialmente dalle foto che c'era un altro modello di organizzazione del lavoro. Era un modello di organizzazione, si diceva, industriale del lavoro. Non voleva dire che si occupavano di industria, naturalmente. Volevano dire che utilizzavano, accanto alle macchine, anche la mentalità di chi deve governare la macchina. Ma questo Giolitti non ha il coraggio di farlo. Perché non ha il coraggio di farlo? Perché Giolitti ha bisogno dei voti dei meridionali. È molto semplice. L'ha detto prima. E i meridionali erano gli impiegati che facevano in maggioranza i concorsi, perché c'è una divisione del paese in due, come ho detto, e di conseguenza bisogna lasciarli andare nelle amministrazioni a fare la vecchia tiritera della burocrazia tradizionale. E quindi la classe politica c'entra molto, certo che c'entra. Ho detto di Scelba che se ne fregava dell'amministrazione, potrei continuare. Quando Moro nel 63
ritira tutte le riforme del centrosinistra, ma lei lo sa che nel programma del centrosinistra del 63 c'era già lo statuto dei lavoratori, la legge urbanistica, che è la vera ragione per cui è caduto quel governo Moro, c'era già la riforma sanitaria e c'era una quarta cosa che non mi ricordo adesso, c'erano le regioni. Queste 3-4 cose che le ho detto vengono posposte di 10 anni, di 15 anni. Ora lei mi dirà, però dopo ce l'ha fatta. Sì, ma 15 anni dopo non è come 15 anni prima. Il tempo non è una variabile indipendente. Conta molto nella storia. Se io faccio una cosa 15 anni prima, imprimo al paese un motore, gli do un motore al paese, che se glielo do 15 anni dopo non è lo stesso. Consideri che negli anni 60 c'era ancora l'effetto del boom. E quindi fare quelle riforme sotto l'effetto del boom avrebbe avuto un significato molto diverso. Quindi è vero che la classe politica ha delle responsabilità, e come non è vero? Una valutazione su quell'attuale. Quella attuale. Io ho apprezzato quello che ha fatto Draghi, poverino, del poco che ha potuto fare. Poi il resto, ognuno giudichi, abbiamo appena votato. E poi le cose che diceva... Che diceva anche prima l'amico, sì, certo, quello è il tema di chi comanda il mondo. Lei ha posto un tema importantissimo. Chi comanda oggi nel mondo? Chi determina le sorti del globo? Noi che siamo un paesuccolo, ormai non siamo più neanche di frontiera, quindi non abbiamo neanche più quel privilegio di essere la cerniera tra il mondo occidentale e il mondo orientale. E soprattutto gli stati, così come sono ancora presenti, o questi grandi poteri che abbiamo evocato prima, e questi grandi poteri come determinano la produzione della ricchezza e la loro distribuzione? Perché poi alla fine l'ultima parola spesso ce l'hanno loro, non i governanti. E questo è un grande tema, certo, però questo è un tema da studiare. Un'altra conferenza. È un tema da studiare. Io non ce l'ho la soluzione, confesso, non sono così bravo. Bisogna chiederlo a uno che sia più bravo di me, però non è facile, non che non sia facile essere più bravi di me, ma non è facile avere la soluzione del tema che lei ha posto. Va bene. Grazie davvero.